Una buona serata con il TG6. In apertura la cronaca giudiziaria. Il GUP del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, questa mattina ha accolto l'istanza di sequestro preventivo dei beni a carico degli imputati nel procedimento riunito del disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola e anche sul presunto depistaggio delle indagini. Stefano Recanati. Come da calendarizzazione, si tornerà in aula il 16 ottobre prossimo per quanto riguarda l'udienza preliminare del processo Rigopiano, così da concedere del tempo alle parti di esaminare la documentazione presentata dall'avvocato Cristiana Valentini, legale del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, contenente indagini difensive nuove e supplettive. La mattinata era cominciata con la richiesta avanzata dalle parti civili di revoca del provvedimento di esclusione degli enti dal processo, richiesta questa rigettata dal giudice per le indagini preliminari Sarandrea, così come ci spiega l'avvocato Emanuela Rosa. Noi parti civili tutti insieme abbiamo chiesto l'istanza di revoca del provvedimento che escludeva i responsabili civili. E purtroppo il giudice oggi si è espresso dichiarando l'inammissibilità dell'istanza e confermando quindi l'esclusione dei responsabili civili nel processo di Rigopiano. Infine, il GUP ha poi deciso di disporre il sequestro conservativo dei beni a carico degli imputati, ad esclusione di Carlo Visca e Francesco Provolo, che non risultano proprietari di immobili, ma solo usufruttuari. È stata una giornata estremamente importante, soprattutto per i miei assistiti, visto e considerato che soltanto delle parti civili, soltanto quelle difese da me e dai colleghi del mio team, avevano presentato questa istanza e quindi diciamo, per noi esprimiamo soddisfazione su questo punto, di questo passaggio. Finalmente una soddisfazione in un processo che fino adesso aveva visto soltanto spazi neri per le parti civili. Ci sono state due esclusioni, il magistrato ha ritenuto che gli usufruttuari, i beni usufrutto, non debbano essere oggetto di sequestro, lo ha motivato. Esprimo soddisfazione per quello che siamo comunque riusciti a ottenere, perché era un anno che avevamo presentato questa istanza e finalmente qualche cosa siamo riusciti a ottenere in favore di queste povere vittime. La politica oggi a mezzanotte termina questa lunghissima campagna elettorale. Domenica e lunedì al voto Chieti e Avezzano. Ricapitoliamo allora chi si sfiderà nei due ballottaggi. Termina oggi a mezzanotte la campagna elettorale in vista del ballottaggio a Chieti e Avezzano. Dopo il primo turno i toni dello scontro politico si sono a dir poco accesi in entrambe le città. Nel capoluogo teatino la partita è tra Fabrizio Di Stefano, candidato del centrodestra, e Diego Ferrara, candidato del centrosinistra. In questi giorni i due si sono scambiati attacchi pesanti, con il primo che ha accusato l'avversario di essere manovrato dal senatore Luciano D'Alfonso e il secondo che ha minacciato di procedere per vie legali. Da domani però sospese tutte le ostilità. Ferrara, oltre a quello della propria coalizione, potrà contare anche sull'appoggio esterno del Movimento 5 Stelle, nonché su quello dell'intera coalizione di Paolo De Cesare, che, siglato l'apparentamento, diventerebbe vice sindaco in caso di vittoria del centrosinistra. Dall'altro lato del campo si è allargata anche la squadra di Di Stefano, che ha trovato l'intesa con l'assessore regionale Mauro Febbo. Seppur non si tratti di un apparentamento tecnico, i forzisti teatini ora appoggiano l'ex parlamentare, ricompattando il centrodestra. La stessa cosa però non è accaduta ad Avezzano. Nella Marsica, infatti, il centrodestra non ha raggiunto la quadra e Tiziano Genovesi correrà senza il sostegno di Forza Italia. Hanno proposto un accordo poltronistico, ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra. E la Lega, guidata da Luigi Deramo, lancia la carica in vista del voto di domenica e lunedì. Avezzano ha un appuntamento con la storia, ha detto con toni epici il coordinatore regionale del Carroccio. Rivale di Genovesi e Gianni Di Pangrazio, sostenuto da 8 liste civiche, ma anche dalla coalizione di Mario Babbo, il candidato del centrosinistra, terzo classificato al primo turno, che ha annunciato in extremis l'appoggio a Di Pangrazio. Lo scrutinio che determinerà la nuova giunta comunale di Chieti Avezzano inizierà a chiusura delle urne lunedì alle 15. E ora il bollettino sull'andamento dell'emergenza sanitaria. Sono 49 i casi di coronavirus oggi in Abruzzo, tra loro 5 minori e anche degli operatori sanitari. L'assessore alla sanità, l'assessore regionale Nicoletta Verì, inoltre ha voluto spegnere le polemiche riguardo l'allarmismo che si è creato a seguito della riapertura delle scuole.
49 nuovi casi di coronavirus oggi in Abruzzo, individuati con un alto numero di tamponi rispetto alla media, 2.498 quelli processati nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi, 18 riguardano la provincia di Pescara, 14 quella di Chieti, 11 l'Aquilano e 5 il Teramano, mentre uno riguarda un paziente proveniente da fuori regione. I pazienti di oggi hanno un'età compresa tra i 4 e i 97 anni, tra loro 5 minori. Nella settimana che va dal 25 settembre ad oggi ci sono stati 181 casi, così come la settimana precedente in cui si sono registrati 180 casi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 938, più 27 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti. Di questi 58, più 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6, più 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 874, più 22 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il direttore sanitario della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Angelo Muraglia, ha dichiarato che al Santissima Annunziata il virus ha contagiato 3 operatori della terapia intensiva cardiochirurgica e del blocco operativo della cardiochirurgia. Inoltre un paziente è risultato positivo all'ospedale di Vasto e uno a quello di Ortona. Questo non pregiudicherà, fanno sapere dalla ASL, la normale ripresa di tutte le attività dei nosocomi. L'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, quest'oggi ha commentato l'allarmismo diffuso a seguito della riapertura delle scuole, ricordando che va prestata attenzione soprattutto al di fuori degli istituti scolastici. Il fatto che si creano degli allarmismi è dettato dal problema fondamentale che noi stiamo facendo tanti tamponi, quindi è un elemento importante. Fare tanti tamponi significa non essere positivi, spesso e volentieri troviamo qualche presunto, cioè si sta in una fase ancora di indagine, allora si crea questi allarmismi. Dobbiamo aspettare le risposte dei tamponi e fino ad oggi penso che siano pochissime, poche le scuole dove c'è il risultato proprio un caso positivo. A Vasto, dove tutta la parte della sanità, della prevenzione è intervenuta per verificare quali sono stati i contatti, quindi sono stati messi in atto subito quelle che sono le norme di isolamento e non ci sono stati per il momento altri contagi. Un documento di Strada dei Parchi rivela i rischi per l'acquifero del Gran Sasso che deriverebbero dal lavaggio tradizionale delle gallerie autostradali con acqua in pressione. La richiesta di ASL prima, Ente Parco poi, ha scongiurato però il pericolo facendo cambiare il metodo di ispezione virando sul lavaggio a secco con aspirazione delle polveri. Alfredo Primante. La vinca per il progetto di rimozione delle polveri incombuste nei 20 km di tunnel autostradali del traforo del Gran Sasso ha dato ragione alle perplessità di ASL prima e Ente Parco poi, rispetto al primo progetto presentato che prevedeva l'utilizzo di acqua a pressione per effettuare i lavori. A dare ragione ai due enti è stato il team di 5 consulenti nominati da Strada dei Parchi per la redazione della valutazione di incidenza ambientale, documento obbligatorio per legge che sarà ora sottoposto alla commissione via regionale. Il tema è quello della salvaguardia dell'acquifero del Gran Sasso che, secondo i consulenti, sarebbe stato messo a serio rischio inquinamento della falda per la presenza di centri di pericolo. Strada dei Parchi dunque utilizzerà una nuova tecnica, quella del lavaggio a secco con l'aspirazione delle polveri prodotte, un progetto più cautelativo con l'aggiunta anche di un telo di contenimento sulle caditoie per evitare qualsiasi sversamento nell'acqua delle 44 tonnellate di polveri pericolose stimate come incrostazioni nelle gallerie, tante quante vengono prodotte da un impianto industriale di medie dimensioni in un anno. Si dichiara soddisfatto il Forum dell'Acqua Abruzzo che con Augusto De Santis auspica che il commissario governativo Gisonni cambi linea rispetto alle polemiche sollevate contro la vinca, offrendo soluzioni valide e concrete alla risoluzione dei problemi senza fare ulteriori polemiche. Questa è una vera e propria lezione per chi pensa che queste procedure siano un orpello. Invece hanno cambiato concretamente le cose, migliorando il progetto di ispezione che potrà essere fatto in maniera più rispettosa dell'ambiente e senza troppi rischi. Ma questo è stato reso possibile solo grazie all'intervento prima della ASL e poi dell'Ente Parco. L'acquifero va tutelato non a parole ma con i fatti. Pronta
arrivata anche la replica del commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Corrado Gisogni, che auspica che si stabiliscano immediatamente condizioni di serenità operativa in cui ognuno, nell'esercizio delle proprie responsabilità istituzionali, possa contribuire al superamento delle criticità. Per questo, dice Gisogni, non intendo replicare alle sorprendenti dichiarazioni rilasciate da rappresentanti di autorevoli istituzioni ed associazioni, la cui infondatezza sarebbe facilmente dimostrabile con documenti e atti ufficiali. C'è sconforto e rabbia tra i lavoratori della Betafence dopo il secondo incontro al Mise per la vertenza sulla chiusura dello stabilimento di Tortoreto. I sindacati si scagliano anche contro la regione, che non ha partecipato alla videoconferenza. Sente anche la proprietà, il fondo Carlile. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Il secondo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per la vertenza Betafence di Tortoreto, tenutosi in videoconferenza giovedì scorso, ha lasciato del tutto insoddisfatti sindacati e lavoratori che da fine agosto lottano per cercare di salvare 155 posti di lavoro. Questa mattina nuovo sciopero di 8 ore davanti ai cancelli dello stabilimento del Teramano, che produce reti e recinzioni, per tornare a sollecitare l'impegno della politica e dell'azienda. Ed è proprio contro il governo regionale che si scagliano i sindacati, che mal hanno digerito l'assenza degli assessori Febbo e Fioretti. Questo tempo che scorre con un'incertezza di fondo fa sì che clienti vadano via, che ci sia meno lavoro e si rischi di arrivare a una situazione irreversibile, per cui oggi siamo davanti alla fabbrica, domani saremo a Teramo all'università durante la visita del Presidente Conte, che proveremo ad incontrare per informarlo di quello che sta accadendo qui nell'azienda di Tortoreto. Nelle prossime settimane saremo davanti la regione, perché la grande assente dell'incontro dal Mise è stata la regione insieme alla provincia di Teramo, che entrambe non hanno partecipato con esponenti politici, così come siamo pronti ad andare a Milano davanti alla sede della Carlyle di Marco De Benedetti, la proprietaria di Betafence, che nonostante insomma stia determinando queste conseguenze, fino ad oggi non ci ha messo la faccia. Ora si spera che fra 3 settimane, nel prossimo vertice al Mise, si riesca ad aprire uno spiraglio di trattativa con l'azienda che, dicono i rappresentanti dei lavoratori, sta prendendo tempo evitando il confronto aperto su un sito con alta produttività delle maestranze. Fra 3 settimane dovranno venire con dati certi, un piano industriale serio e un qualcosa di efficace affinché salvi questa azienda. Il problema più grande è quello dell'assenza totale della Carlyle. La Carlyle Italia, che ricordiamo che è a capo della Presidiat con Marco De Benedetti, più volte noi abbiamo chiesto che partecipasse al tavolo ministeriale e non è mai accaduto. All'Università di Teramo sono iniziati i lavori del terzo forum del Gran Sasso, organizzato dalla Diocesi di Teramo e Atri. Si tratta di un evento accademico internazionale incentrato su cultura e costruzione e che sarà concluso domani dal Premier Giuseppe Conte. E al termine il Presidente del Consiglio incontrerà il Sindaco Gianguido D'Alberto insieme anche al Commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Ha preso il via la 3ª edizione del Forum Internazionale del Gran Sasso, di scena all'Università di Teramo, e che si concluderà alla presenza del Premier Giuseppe Conte. Un grande evento accademico quest'anno sul tema Investire per costruire, promosso dalla Diocesi di Teramo Atri in collaborazione con il Ministero dell'Università e Ricerca e col Ministero degli Affari Esteri. Ad aprire i lavori il Vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, cerimonia inaugurale moderata da Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, alla presenza, tra gli altri, del commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini. Il terzo forum, riaffermato nel suo discorso di apertura Monsignor Leuzzi, vuole coniugare, a partire dalla cultura della prevenzione, il verbo investire con quello di costruire, evitando forme astratte di programmazione. Per il magnifico rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, il forum del Gran Sasso ha posto Teramo e la sua università al centro di riflessioni e visioni mondiali, coinvolgendo in particolar modo le nuove generazioni. Il programma prevede 16 sessioni parallele di lavoro, animate da 270 relatori provenienti da atenei italiani e stranieri. Gli ambiti di studio coinvolti spaziano dall'arte all'economia, dal diritto alla medicina, dalla tutela dell'ambiente al lavoro, senza tralasciare settori come bioetica, agroalimentare, turismo e sport. Un'opportunità preziosa alla presenza di Conte a Teramo, che il sindaco Gianguido D'Alberto non si lascerà sfuggire. È previsto infatti, al termine del forum,
Forum, un incontro tra il primo cittadino e il Presidente del Consiglio sui temi più cari al nostro territorio, una ricostruzione post-sisma che non decolla e l'emergenza Covid, soprattutto nella riorganizzazione scolastica. L'ASL di Pescara presenta il nuovo regolamento del blocco operatorio dell'ospedale Santo Spirito, previsto anche un aumento delle prestazioni. Vediamo il servizio. Con delibera numero 1033 dell'8 settembre 2020 è stata disposta dall'ASL di Pescara la riorganizzazione gestionale e strutturale del blocco operatorio del presidio ospedaliero del capoluogo adriatico, che prevede l'aumento del numero di sedute operatorie per gli interventi programmati, che passano da 210 a 250 al mese, la creazione di un comitato buon uso sale operatorie, il cui obiettivo è il miglioramento della risposta e l'abbattimento delle liste di attesa chirurgiche, con l'ampliamento entro marzo 2021 del numero delle sale operatorie multispecialistiche, che passano dalle attuali 11 a 17, di cui 2 al servizio dell'unità operativa di oculistica, con un investimento economico di oltre 4 milioni di euro. Prevista anche l'assunzione di 12 medici anestesisti rianimatori. Incrementeremo il numero delle sale da 11 a 17, di cui 2 per l'oculistica. Un impegno di spesa di 4 milioni di euro e avremo un organico di 70 anestesisti con 12 anestesisti in più, quindi con un impegno di spese di 1,5 milioni circa. Una maggiore efficienza del blocco operatorio di Pescara e un apporto, diciamo, per l'ASL intera, e quindi un miglioramento della qualità e della sicurezza per tutta la popolazione che afferisce al nostro servizio. Aumenteranno le sedute operatorie, si ridurranno quindi i tempi d'attesa e cercheremo di stare in quelli che sono i tempi di attesa previsti dalle classi di priorità. Oggi siamo in grado di poter dire che l'ospedale di Pescara ancora una volta è in grado di dare risposte complete a tutti i pazienti che necessitano di cure anche complesse e anche che richiedono non soltanto alta professionalità ma anche attrezzature di altissimo livello. E nascerà nel piazzale antistante Porto Allegro, a Montesilvano, la nuova autostazione dei Pullman. I mezzi transiteranno anche lungo la cosiddetta strada parco. Nascerà nelle adiacenze di Porto Allegro a Montesilvano la nuova autostazione dei Pullman. Presidente, un grande passo avanti. Sì, è una delle opere da realizzare come da previsione di Masterplan, dove sono state stanziati 5 milioni di euro per l'autostazione di Montesilvano. C'è una previsione di spesa di 562 mila euro. L'autostazione servirà per decongestionare il traffico, per favorire lo spostamento nord-sud nella direttrice dell'area metropolitana. Ci saranno una serie di servizi, sarà utile per il parcheggio degli autobus, sono previsti 8 autobus da parcheggiare, più ci possono essere dei privati che possono utilizzare con parcheggio specifico quest'area, e ci sarà sicuramente tutta una serie di piccole strutture che favoriranno anche un po' l'economia del territorio. Naturalmente noi ci siamo impegnati come soggetto attuatore, la tua si occupa di tutte le autostazioni in Abruzzo, che sono 8, 2 per provincia, ne abbiamo già consegnata una a Lanciano come recentemente è comparso sulla stampa. Oggi stiamo facendo la convenzione con Montesilvano, nell'arco del 2021 pensiamo di poter consegnare l'opera, che a quel punto dovrebbe essere messa in sinergia anche con la strada parco. Dunque il transito dei mezzi sulla strada parco dovrebbe essere appunto funzionale rispetto a questa autostazione che stiamo facendo nella zona nord, nei pressi del village, e le autorizzazioni sono ormai definite, l'opera è pronta, ci sono purtroppo sistematicamente dei piccoli sabotaggi che hanno investito sia le pensiline e in questo momento stanno aggredendo il sistema elettrico. Sindaco, concretamente cosa significa per la città di Montesilvano e per il traffico della zona dell'area metropolitana la nascita di questa autostazione? Oggi è un importante giorno perché
con questa firma apposta da me e dal presidente della TUA Gianfranco Giuliante abbiamo dato il via ai lavori che conchiuderanno un cerchio nato tanti anni fa e che vedrà il nostro territorio decongestionato da un punto di vista del traffico veicolare, quello che si auspica da tempo, con impatti ambientali notevoli e positivi ovviamente, e dimezzerà oltretutto i tempi di percorrenza tra Pescara e Montesilvano. Si fa un gran parlare di un'area metropolitana che colleghi sempre più i territori, ecco, questa di oggi diciamo che è una giornata importante anche da questo punto di vista. E adesso lo sport. Domani alle 4:15 il Pescara sarà di scena al Granillo per sfidare la Regina e i giocatori arrivati questa settimana partiranno tutti dalla panchina, in particolare Bocchetti e Asensio. Nella conferenza post rifinitura l'allenatore Massimo Oddo ha parlato anche della pessima prova di Coppa e di mercato. Ascoltiamolo. Prima trasferta di campionato per il Pescara sul campo della neopromossa Regina. Andranno in panchina i nuovi Sasà Bocchetti e Asensio, al pari di Masciangelo che ha smaltito la contusione rimediata col Chievo, ma non è al top. Davanti a Fiorillo dunque agiranno Bellanova, Drudi, Scognamiglio e Jarosinski. In mediana, ballottaggio Busellato o Meongà per completare il reparto con Valdifiori e Maestro. Davanti certi Seter e Galano con Bocic in vantaggio su Riccardi. Il tecnico Massimo Oddo presenta così il match con la matricola Amaranto. La Regina è una squadra molto organizzata, è una squadra che ha cambiato diversi giocatori, però è una squadra che già ha delle idee di gioco particolari, quindi bisogna stare molto attenti perché è una squadra che ha idee, una squadra che ha idee sempre preoccupante, quindi ha giocatori anche in grado di risolvere le partite da soli, giocatori che hanno giocato in categorie superiori, quindi una squadra molto, molto pericolosa. Dopo la prova con alti e bassi col Chievo, il Pescara ha rischiato seriamente l'eliminazione in Coppa Italia contro una squadra di Serie D, il Notaresco. Una pessima prova per la quale Oddo si è assunto la responsabilità. Rischi grossi, rischi di brutte figure come lo è stata fondamentalmente. E quindi probabilmente la colpa è stata mia, non so cosa trasmettere. In campo oggettivamente c'erano ragazzi che hanno fatto per un allenamento con noi, e probabilmente anche sotto questo punto di vista la colpa è mia perché li ho messi in difficoltà. Quello di domani, ore 16:15, è il 18° atto di Regina Pescara. Nei 17 precedenti poca gloria per il Delfino in terra calabrese, appena due le vittorie bianca-azzurre, la prima nel 96-97 con Delio Rossi in panchina, 2-3 coi centri di Gio Natale, Gelsi e Giampaolo, la seconda nel campionato 2013-2014, medesimo risultato, 2-3 coi gol di Maniero, Politano e Ragusa, un successo che aprì il momento migliore del Pescara di Pasquale Marino, è stato anche l'ultimo precedente tra le due squadre, poiché la Regina quell'anno retrocesse in C per tornare quest'anno in cadetteria. Per il resto tre pareggi e ben 12 vittorie Amaranto, l'ultima 9 anni fa, 27 settembre 2011, un 4-2 che la squadra di Breda inflisse a quella di Zeman. Direzione di gara affidata a Valerio Marini di Roma, con cui il Pescara non ha mai vinto in 4 precedenti, un pareggio nello scorso campionato con l'Entella e 3 sconfitte. Quella di domani sarà la prima direzione assoluta di Marini con la Regina. Il match del Granillo arriverà a 48 ore dalla chiusura di un mercato per il quale Oddo sì aspetta uscite per sfoltire la rosa, ma anche innesti. Le cose che dobbiamo fare le sappiamo già da tempo, quindi le sapete anche voi, nel senso che la priorità è avere un'alternativa di un centrale di piede destro, perché in questo momento ne abbiamo uno. E questa è la priorità, poi se dovesse arrivare qualche altra cosa che può alzare il livello della squadra va benissimo. Un centrale di piede destro, due con una eventuale partenza di Drudi. Antei non va per ora considerato, reduce da un crociato, si porta dietro incognite e servirà tempo per un pieno recupero. In attacco con l'uscita di Borrelli, vicino al Cosenza, possibile l'innesto di un terzo centravanti. Il primo della lista è l'argentino Reteghi. Un ultimo accenno sull'esposto alla procura della Federcalcio di avvocati tifosi del Perugia sulla condotta dello stesso Oddo. Incommentabile. E non ne voglio parlare, non voglio fare pubblicità a delle persone che probabilmente hanno solo questo come obiettivo principale. E dall'altro lato del campo Rivai e Charpentier saranno le uniche assenze sul fronte Regina. Per il resto il tecnico Domenico Toscano avrà tutti a disposizione. L'allenatore Amaranto suona la carica in casa, dice: vogliamo i tre punti.
No, ma a parte, a prescindere dall'avversario, perché sappiamo che questo è un campionato difficile, non c'è una squadra che non ti possa far preoccupare o alzare il livello di attenzione, perché ogni squadra in questo campionato ha tanta qualità, tanta organizzazione, e quindi noi dobbiamo essere pronti a mettere le nostre armi in campo, sono quelle della concentrazione, dell'intensità, dell'aggressività, e mettere dentro queste caratteristiche le nostre qualità tecniche, che sono tante. Dobbiamo fare ancora qualche step in avanti, perché c'è tanto da lavorare per crescere e arrivare al top, ma per storia il Pescara è stata sempre una squadra a cui piace giocare bene, con determinate caratteristiche, con determinate identità, fin dall'epoca di Zeman, una squadra fastidiosa che, se non l'affronti con la giusta attenzione, con il giusto ritmo, sei pronto subito nelle letture della partita, ti può mettere in difficoltà. Noi dobbiamo arrivare pronti a questo appuntamento domani, perché giochiamo in casa, sono nel nostro stadio. E ho detto ai ragazzi, sabato abbiamo messo il mattoncino, domani dobbiamo provare a mettere il mattone. Il risultato dipende da tante variabili, però dobbiamo cercare, come a Salerno, di andare alla ricerca della vittoria. Poi il risultato determina il lavoro che faremo nei 95 minuti. Serie C, la partita valida per la terza giornata tra Teramo e Foggia, inizialmente programmata per il 7 ottobre, sarà recuperata mercoledì 18 novembre alle 20:45. Lo spostamento si è reso necessario per consentire alle squadre ripescate nella terza serie, cioè Foggia e Bisceglie, di allestire l'organico per il campionato e completare la domanda di iscrizione. In tal modo tutte le prime tre partite delle due squadre sono state così posticipate. Foggia e Bisceglie inizieranno il loro campionato il prossimo 11 di ottobre. E andiamo ora in Serie D. Dopo la sconfitta con il Notaresco è atteso un altro derby per quanto riguarda il Pineto, quello sul campo del Castelnuovo. In dubbio Tomassini, in caso di forfè pronto il Cese. Purtroppo siamo usciti sconfitti dal derby con Notaresco, nonostante abbiamo fatto una buona gara, quindi prendiamo di buono la prestazione. I ragazzi sono consapevoli di aver fatto una buona gara a cospetto di una squadra forte come Notaresco, che ha tenuto testa al Pescara per la Coppa Italia. Quindi noi abbiamo fatto una buona partita, sicuramente abbiamo fatto qualche errore di troppo sia in fase difensiva che in fase offensiva, siamo consapevoli di questo, però come ho detto un attimo fa, ripartiamo dalla prestazione, perché prima o poi, ecco, sicuramente quel particolare, quell'episodio potrebbe andare a favore nostro. Note dolenti, Tomassini come sta? Ma è un problema muscolare, adesso vedremo se lo recuperiamo per questa gara, altrimenti abbiamo sicuramente qualche alternativa importante, quindi l'organico può far meno, ecco, di uno o due giocatori, perché abbiamo una rosa abbastanza ampia. Ultima, porte chiuse, un vantaggio, uno svantaggio, ma sicuramente perde lo spettacolo. Sì, ecco, sicuramente una partita di calcio senza tifosi non è, lo spettacolo è per, diciamo, i fantasmi, perché senza nessuno si gioca per l'obiettivo, per i tre punti, però poi manca qualcosa a tutti quanti, sia noi in campo sia la gente fuori. Ciclismo, domani in Sicilia scatterà l'edizione numero 103 del Giro d'Italia, è intervenuto nella trasmissione Velo ieri sera l'abruzzese del team Movistar Dario Cataldo, ha parlato delle proprie aspettative per la Corsa Rosa ed è tornato sulle difficoltà incontrate al Tour de France nel contesto di una stagione stravolta sicuramente dal Covid-19. Cassani non mi ha chiamato, ma perché comunque ha visto il mio rendimento, e comunque la cosa che pensavo è che anche se mi avesse chiamato gli avrei detto che non sarei stato in grado di affrontare un mondiale così duro come quello di quest'anno. Purtroppo al Tour ho sofferto tantissimo e non ero con la condizione che avrei voluto avere, e quindi
non tutti i periodi sono uguali, quindi comunque dai, quest'anno andava così. Poi comunque in un mondiale come questo credo che in una fuga sarebbe servito a poco, perché era un percorso talmente duro e selettivo che nel finale i campioni come dei quali stavate parlando adesso fanno la gara in modo diverso, e un uomo in fuga può influire poco. Fai la classifica o la fa Carrettero? Bella domanda. Allora, fare classifica mi piacerebbe, sinceramente. Non so se ho la condizione giusta in questo momento. Come dicevo prima, la fatica dal tour si è fatta sentire, quindi vedremo in questa prima settimana come andrà. Ovviamente te sai bene, la nostra squadra in quest'anno, in questa stagione, è un po' carente di grossi leader, quindi qualcosa ci dovremmo inventare. Non so se in classifica, ma comunque qualcosa per forza dovrò fare. Se, comunque in qualche tappa ci credo, sinceramente. Nella preparazione era previsto che nel tour poteva essere un po' corto, tra virgolette, e quindi andare in progressione fino ad arrivare con una buona condizione al giro. Però è anche vero che da metà tour in poi mi aspettavo un'altra gamba. Al tour una cosa che ho sofferto è stata proprio la mancanza di gara, la mancanza di ritmo, e quindi probabilmente sì, mi aiuterà, sicuramente mi farà stare meglio che al tour, però comunque 3 settimane sono tante, quindi non è come arrivare da un delfinato che ti prepara la gamba, quindi la fatica è un po' diversa, vedremo, sinceramente è tutto un po' un'incognita. Ci sono tanti punti interrogativi che vengono da una stagione stravolta. E questa era la nostra ultima notizia per questa edizione, l'informazione del TG6 tornerà alle ore 23. Grazie e buona serata.